E adesso davvero questo articolo che riguarda Elisa e ovviamente Emma Marrone impegnate in Amici 15. Compare ai primi posti nella hit parade delle vendite, con il suo nuovo album Onorevole. Pochi però sanno che Elisa, ancora prima di cominciare a cantare e diventare una delle musiciste più apprezzate a livello internazionale, era una grande appassionata di danza. È stata lei stessa a confidarcelo a margine della presentazione della 15ª edizione di Amici di Maria De Filippi, dove per il secondo anno di fila, ha accettato di vestire i panni di coach. Questa volta però lo fa in coppia con Emma Marrone per la squadra bianca. Elisa, molti pensavano che l'esperienza come coach fosse solo una parentesi del tuo percorso. E invece a sorpresa anche questo anno ti vediamo ad Amici. Cantante Elisa De Toffoli di Amici. Quello dello scorso anno è stata un'esperienza molto creativa e stimolante, e proprio questo mi ha spinta a ripeterla. Ad Amici ho avuto l'opportunità di affrontare uno scambio che si è rivelato preziosa da un punto di vista artistico, culturale e umano. Elisa, che sensazione provi a essere alleata di Emma mentre l'anno scorso vi davate battaglia? Mi piace collaborare con Emma perché con lei riesco a confrontarmi continuamente. Ovviamente spesso esprimiamo dei punti di vista completamente differenti, ma questo per noi rappresenta un punto di forza. Inoltre ci stiamo dividendo il lavoro. Emma per esempio è più concentrata sugli arrangiamenti di Elodie, mentre io su quelli di Lele, e visto che ho un po' più di esperienza alle spalle, con le band, sto lavorando con il gruppo dei La Rua. Chiaramente poi ci scambiamo pareri su tutti i ragazzi che fanno parte della nostra squadra bianca. Ti trovi bene in questo lavoro di coppia? Mi piace molto lavorare in squadra perché in questo modo è molto facile scoprire delle cose che non ti aspetti. Così come è bello accorgersi che il punto di vista dell'altra è in grado di arricchirti. Ritengo, inoltre, che lavorare in coppia regali anche maggiore obiettività. Cosa ne pensi dei vostri rivali Jay Axen, ex capitani della squadra dei Blu? Secondo me sarà un bel serale perché c'è un cast variegato. Jay Axen ex sono sicuramente forti, ma io e Emma ci difendiamo alla grande. Sono sicura che il pubblico assisterà a uno spettacolo fatto bene e avvincente. Elisa? Emma ha detto che sei una bravissima ballerina. Qual è il tuo rapporto con la danza? Io amo la danza da tutta la vita e non a caso ho cominciato a ballare ancora prima di cominciare a cantare. Anche se, lo devo ammettere, non mi sono mai esibita in pubblico. Anzi, l'ho fatto solo davanti a pochi intimi. Amo molto il mondo del moderno e dell'hip hop, ma sono altrettanto contenta che i ballerini della mia squadra siano talenti in altri generi della danza, come il neoclassico e il latino. Generi questi ultimi che ammetto di non conoscere, ma sono felice ugualmente perché in questo modo mi avvicinerà a nuove forme dell'arte e della danza. Davvero.